Salve a tutti i lettori di androidblog.it. Stamattina stiamo provando la registrazione della fotocamera del Cube GT, un tablet assolutamente cinese, e quindi stiamo provando la fotocamera da 5 megapixel che è integrata all'interno di questo dispositivo. Proviamo subito una messa a fuoco automatica, che come vedete è completamente assente. Non manca la possibilità di zoomare durante la registrazione, e vi è anche poi la possibilità di utilizzare il flash sempre attivo mentre registriamo, visto che questo dispositivo è dotato di flash. Proviamo subito un veloce e un controluce per vedere come si adatta ai cambiamenti.